Stai ascoltando Filosofia per il Nuovo Mondo, il podcast di Giorgio Garzaniti. Filosofia, tecnologia, attualità e futuro, per non smettere di pensare. Cari amici e care amiche, bentornati e bentornate su Filosofia per il Nuovo Mondo. Sono sempre io, Giorgio Garzaniti, non c'è bisogno di ripetervelo, e oggi riprendiamo quello che è il nostro quadro sul tempo. Siamo alla seconda puntata dedicata a questo tema. Nelle prossime settimane usciranno le altre due, dedicate a filosofi diversi che hanno affrontato in maniera diversa da quelli che stiamo per vedere il tempo come concetto filosofico e concetto esistenziale. Tutto questo perché? Perché a un certo punto ti accorgi durante la tua vita che hai un rapporto col tempo che è molto complicato. Tutti a un certo punto ci siamo chiesti come dobbiamo organizzare il nostro tempo, come dobbiamo vedere il tempo in relazione alla nostra vita, se dobbiamo preoccuparci per il tempo. Insomma, il tempo è uno di quei pensieri che ci assillano quotidianamente. O meglio, spesso non ci pensiamo, però è il tempo quello che effettivamente dà una definizione alle nostre vite. E come abbiamo visto precedentemente nella puntata dedicata a Seneca, è il buon uso del tempo che fa delle nostre vite delle buone vite. Tutto questo perché? Perché noi in realtà abbiamo un rapporto col tempo molto molto complicato. Da una parte il tempo è necessario, naturalmente non il tempo in senso fisico è necessario, perché dobbiamo anche chiederci in questo senso, magari andando a vedere quello che dicono le scienze, esattamente che cosa sia il tempo dal punto di vista fisico, ma il tempo dal punto di vista esistenziale è necessario perché la nostra società è costruita attorno al tempo ed è costruita sul tempo. Abbiamo scadenze, abbiamo promemoria, abbiamo tappe, e tutto questo in maniera circolare, perché molti di voi lavoreranno, chi non lavora lo sa lo stesso. Tutta la nostra giornata è organizzata, molte delle nostre giornate, sfortunatamente non possiamo avere giornate sempre diverse, ma sono articolate queste giornate attorno a una scansione del tempo che resta quasi sempre uguale nel corso di una settimana o di diversi mesi. Cioè ci alziamo la mattina a una certa ora, poi andiamo a dormire o a una certa ora, torniamo da lavoro a una certa ora, insomma. Tutto avviene secondo scansioni predeterminate che noi seguiamo per timbrare il cartellino della nostra vita durante quella giornata. Tutto quindi è segnato dal tempo. Ci sono delle tappe, la maggiore età si raggiunge dopo un certo tempo da quando siamo nati, possiamo laurearci dopo un certo tempo che ci siamo iscritti all'università, possiamo iniziare a lavorare dopo un certo tempo che ci siamo laureati. Insomma, tutto è segnato dal tempo, l'intera durata della nostra vita è segmentata nelle varie linee di tempo che sono poi stabilite dalla società, non è che nascono così o sono innate, no, sono stabilite dalla società e dalle diverse generazioni. Diverse generazioni hanno diversi orizzonti temporali. Quindi ci sono tanti tipi di tempo diverso, c'è il tempo scolastico, c'è il tempo affettivo, il tempo lavorativo, il tempo ricreativo, il tempo libero. C'è tutta un'articolazione dei tempi che poi costruisce la nostra vita all'interno della società. È quello che, come abbiamo visto nella puntata precedente, dobbiamo imparare a fare, e cercare di fare un uso di questo tempo il più corretto possibile, quell'uso che ci faccia stare bene, cioè utilizzare bene il tempo che abbiamo, farne buon uso, direbbe Seneca. Quindi da una parte noi avvertiamo questa necessità, questo essere tutta la nostra vita permeata dal tempo, dall'orizzonte temporale. D'altra parte proprio questo ci fa vedere il tempo come oppressivo, cioè ci sembra sempre di non averne abbastanza di questo tempo, no? Calcoliamo quello che ci serve per fare i nostri progetti, quello che ci serve per andare qui, per fare un viaggio, per fare quell'altro, e il tempo che ci manca alla fine è quello, è sempre l'orizzonte più lontano, ma quello che determina poi la nostra vita. Calcoliamo il tempo che ci manca da vivere. E allora ci chiediamo in questa serie di puntate dedicate al tempo se questo tempo alla fine è davvero una parte fondamentale della realtà, oppure è solo nella nostra struttura conoscitiva, nel nostro modo di rapportarci al mondo, e se questo nostro modo di rapportarci al mondo sia necessario oppure solamente un qualcosa di contingente di cui si potrebbe anche fare a meno. La nostra struttura conoscitiva è tale che noi dobbiamo per forza, quando ci rapportiamo al mondo esterno, pensare anche in termini temporali. Quindi per conoscere dobbiamo anche avere il tempo e pensare il tempo.
Però dobbiamo chiederci anche che tipo di conoscenza questo tempo è in grado di garantirci. E a tutte quante queste domande cerca di rispondere una delle vecchie conoscenze di filosofia per il nuovo mondo, che è Spinoza. Ne abbiamo parlato in uno degli episodi dell'anno scorso, se non sbaglio, quando abbiamo visto il Kerem, cioè la scomunica, potremmo dire, che Spinoza ricevette al tempo, quindi abbiamo già avuto una sorta di introduzione al personaggio. E la cosa particolare è che Spinoza nega la realtà del tempo, cioè per Spinoza il tempo è un modo del pensiero, cioè un ausilio dell'immaginazione, lo chiama Spinoza. Il tempo non riguarda le cose, non sta nelle cose, è un ente di ragione. Questo significa che il tempo senza qualcuno che lo pensi non può esistere, quindi il tempo presuppone gli uomini che pensano al tempo, perché altrimenti non ci potrebbe essere nessun tempo come entità esistente a sé stante. Parlando quindi della creazione, in una delle sue opere, che è I pensieri metafisici, Spinoza dice: «Non possiamo immaginare alcun tempo né alcuna durata prima della creazione». Ma questa è cominciata con le cose. Il tempo è infatti misura della durata, o piuttosto non è altro che un modo di pensare. Perciò non solamente presuppone una qualsiasi cosa creata, ma presuppone soprattutto uomini che pensano. Quindi noi vediamo, il tempo non è nelle cose, il tempo è la misura della durata, e questo rapporto che c'è tra tempo e durata è importante per capire poi come anche nell'etica, amore geometrico dimostrata del 1675, Spinoza arrivi a negare la realtà del tempo. Questa è una negazione che si porta dietro tutta l'opera e non appartiene solamente all'etica, è uno dei principi basilari, anzi è una delle conclusioni, perché i principi di durata ed esistenza e infinità, vedremo tra poco, presuppongono una negazione della realtà del tempo. Questa nozione di tempo è simile alla nozione di misura e di numero. Cioè noi, quando ci rapportiamo alle cose, astraiamo alcune loro caratteristiche e quantifichiamo. Le quantifichiamo appunto tramite le nozioni di misura e di numero, ma anche la nozione di tempo per Spinoza è un modo per astrarre dalla sostanza, e in questo modo diventa appunto una modalità per immaginare, quindi un modo di immaginare le cose che però non corrisponde alla realtà delle cose. Per spiegare il modo in cui Spinoza nega la realtà del tempo, bisogna collegare la nozione di tempo a quelle di eternità e di durata. La nozione di eternità è una nozione caratteristica del concetto di sostanza. Tutto è sostanza in Spinoza, Deus sive natura, eccetera, eccetera, cioè tutta la realtà è nella sostanza, è Dio, e in questo caso il concetto di eternità è l'attributo tramite il quale noi concepiamo l'esistenza infinita di Dio, perché appunto infinita, perché Dio permea tutto, quindi la sostanza è tutto, e necessariamente poi Spinoza compie quella unificazione delle varie res cartesiane in un'unica sostanza, e uno degli attributi di questa sostanza è appunto l'infinità, cioè l'essere illimitata nello spazio. È eterna appunto perché è anche eterna nel tempo, diremmo, ma Spinoza non utilizza questa parola per rapportarsi all'eternità, perché il concetto di tempo non è adeguato a rappresentare appunto la sostanza. La durata invece è l'attributo tramite il quale noi concepiamo l'esistenza delle cose create, quindi delle cose finite, in quanto appunto queste cose continuano ad esistere, cioè durano. E quindi la durata è uguale all'esistenza delle cose, è un perseverare nell'esistere delle cose stesse, delle cose finite. Quindi da una parte abbiamo il concetto di durata, che già presuppone qualcosa di finito, anche nel termine, e quindi riguarda le cose create. La sostanza vera e propria, quel tutto che permea la realtà e che è la realtà, invece non può essere rappresentato con il concetto di durata, perché il suo attributo fondamentale, uno dei suoi attributi, è invece l'eternità. Quindi l'esistenza infinita di Dio, della sostanza, non si può spiegare con la durata, perché la durata riguarda l'esistenza, non l'essenza delle cose. Il
problema è che in Dio e nella sostanza tutto, nella natura con la N maiuscola, in cui si identificano sia Dio che la sostanza, l'esistenza deriva dall'essenza e quindi esistenza ed essenza coincidono. E l'essenza di Dio è infinita, l'essenza di questa sostanza, come abbiamo visto prima. Quindi non si può attribuire a Dio, alla sostanza, alla realtà, alcuna durata, ma soltanto un'eternità. Perché è importante quindi ribadire la fondamentalità di questa definizione di durata di Spinoza? Perché è solo tramite la distinzione fra il tempo e la durata che noi possiamo pensare di negare la realtà del tempo, e quindi è il concetto cardine per questa negazione. La durata è una dimensione reale, è il modo in cui l'essere continua, cioè si perpetua nell'esistenza. E quindi la realtà è continua, è un tutt'uno non spezzettato. Tramite la durata noi quindi spieghiamo l'esistenza delle manifestazioni di quella che è l'unica sostanza continua che esiste, appunto, che è la natura. Quindi la durata ci parla del perseverare delle cose nell'esistenza. Il tempo invece che cosa fa? Il tempo astrae e quantifica, cioè misura questo durare. Però la durata, abbiamo visto, non si riferisce all'essenza delle cose, ma alla loro esistenza, al modo in cui si manifestano nella realtà, che però in realtà è continua, è un qualcosa di unificato, un tutt'uno, non è spezzettato in varie parti. Se noi pensiamo invece che la realtà possa essere spezzettata, dice Spinoza, arriviamo a finire, guardando alla durata, in quei paradossi di Zenone che non ci permettono di pensare e conoscere la realtà in maniera adeguata. Noi il problema, dice Spinoza, è che confondiamo la realtà dell'immaginazione, cioè del modo di astrarre delle qualità o delle caratteristiche dalle cose, che naturalmente è una realtà quantificata, spezzettata, con quella che è invece la realtà infinita ed eterna del pensiero razionale. Questa confusione ci porta a credere che il tempo esista veramente nelle cose. Il tempo invece, dice Spinoza, è un ausilio della mente. E questo tempo non ci dà una vera conoscenza, perché la vera e sola e unica conoscenza si può avere, per Spinoza, sub specie eternitatis, cioè guardando alla realtà nel suo essere tutta unita, infinita ed eterna. La natura noi non dobbiamo concepirla come una sequenza temporale che viene poi spezzettata in eventi, ma è una sequenza di modificazioni, che sì, ci sono, di cambiamenti, che sono connessi gli uni con gli altri, non sono spezzettati, cioè una cosa dura da qui a qui e poi finisce, poi dura un'altra cosa da qui a qui. La realtà è infinita, unica, eterna e continua. Quindi il tempo, nella realtà e nella verità delle cose, per come è vista da Spinoza, non può esistere, perché è solamente un modo in cui il nostro pensiero funziona per astrarre alcune caratteristiche dai modi del manifestarsi della realtà che noi abbiamo davanti, quindi dalle cose che noi abbiamo davanti. E questo è un concetto importante, perché in questo modo noi possiamo chiederci alla fine che cosa impariamo da questa visione di Spinoza, che Spinoza ha del tempo. Impariamo che il tempo è dentro di noi, è nella nostra mente, e questo suo essere dipendente dalle nostre strutture e dal modo in cui noi immaginiamo il mondo che abbiamo di fronte ci porta anche a concludere che se è in noi questo tempo dipende da noi, dal peso e dall'importanza che diamo a quella che è solamente un'astrazione della caratteristica poi continua della realtà. Quindi la sua importanza, la sua pressanza dipende dalla valenza che noi gli assegniamo. E impariamo anche a guardare il tempo come un modo di immaginare il mondo, non l'unico modo che abbiamo, e non è in questo modo nemmeno oppressivo. Possiamo, naturalmente, all'interno di alcune parentesi, perché non è difficile farlo tutti i giorni ed è difficile prenderlo come un modus di vita, possiamo cercare di pensare anche sub specie eternitatis, quindi avvicinarci a quella che è la vera conoscenza secondo Spinoza nella sua scansione dei vari gradi della conoscenza. Possiamo farlo guardando alla nostra vita
come a un tutto, come a un'unità, come un continuum, senza spezzettare necessariamente la nostra vita in tanti momenti, in un tempo indefinito, in un tempo che ci opprime perché ci dà l'impressione che qualcosa sia già finito e che non abbiamo tempo per iniziare qualcos'altro. Quindi la negazione del tempo, vediamo che in Spinoza avviene da un punto di vista metafisico, e vedremo poi con McTaggart soprattutto come questa negazione si possa anche spostare sul versante molto più decisivo, cioè sul versante logico, sul versante ontologico, ma anche da quello che dice Spinoza noi possiamo imparare qualcosa, possiamo imparare a guardare al nostro mondo in una maniera totalmente diversa da quella con cui siamo abituati ad approcciarci adesso. Quindi guardare il tempo come un modo nostro di immaginare il mondo e capire che il tempo è dentro di noi, nelle nostre strutture. Questa è una lezione importante che Spinoza ci dà sul tempo. Se questo episodio vi è piaciuto, condividetelo, fatene un buon uso, fatene quello che volete. Se vi va, potete anche sostenere i miei progetti, trovate tutto in descrizione. Ci vediamo ci sentiamo nelle prossime settimane con i nuovi appuntamenti sul tempo, che saranno appunto la prossima e l'altra ancora settimana. Ma questa settimana, sabato, ci sarà la prima diretta ufficiale, diciamo, di Filosofia per il Nuovo Mondo, con la rubrica Quotidianità, in cui analizzeremo alcuni eventi che sono accaduti in questa settimana nel mondo. Quotidianità, perché ci basiamo proprio, no, su quello che accade e che succede giorno per giorno nel mondo. Parliamo, è una sorta di rassegna stampa, diciamo, ma molto più articolata. Non vi faccio l'elenco dei vari giornali, di quello che è uscito, ma perché non ne sarei capace, ma parliamo di alcuni aspetti determinanti che riguardano soprattutto il mondo della cultura e il mondo della scuola, insomma le cose più che possono essere più in linea con quello che questo podcast fa. Quindi se vi va, poi vi darò tutto quello che serve per poter seguire in diretta la diretta appunto di sabato. Comunque voi dovete fare solo una cosa sempre e comunque, cioè seguire Filosofia per il Nuovo Mondo per non smettere di pensare. Un abbraccio.